fa. A me è piaciuta molto questa spensieratezza di fondo che è data proprio dall'età e dal periodo che si vive in quegli anni. Non credo che il film voglia raccontare, appunto, come hai detto tu, il mondo universitario, perché altrimenti ci sarebbe fatto un altro tipo di film. Nessuno vuole affrontare quei temi che sono sicuramente molto più seri. Questa è una commedia romantica che tratta dei temi e dei valori molto importanti come l'amicizia, come l'amore, anche se non è il l'argomento principale. A me piace questo, il fatto che sia un film leggero e che si tratti di una storia di amicizia vera. Universitari nasce da uno spunto. Io ho scritto Quell'attimo di felicità, che è un libro che parla di un ragazzo e un suo amico che fanno l'università a Roma, e mi piaceva l'idea di raccontare invece quelli che fanno l'università ma che sono fuori sede. E allora mi sono ricordato del periodo che facevo l'università, di quanti amici conoscevo che avevano la loro casa, la loro indipendenza, le loro feste, dove tutto si svolgeva in maniera assolutamente libero, senza nessun, tra virgolette, grande a casa. E ho voluto raccontare tutto questo, cioè un gruppo di 6 ragazzi provenienti da posti diversi, un siciliano, una calabrese, una di Sora, addirittura un iraniano, che si trovano a condividere una casa. È vero che è una fortuna iniziare con Federico, perché ci ha aiutato molto, e soprattutto io, con la prima esperienza. È vero che non abbiamo la voglia di rallentare, diciamo, tutta la squadra che hanno già girati tanti film come il primo e iniziare con lui e già mi ha rilassato, perché ho subito capito il genere di persone, quindi ok. Questa è una commedia romantica con un luogo dove si svolge tutto, che è questa università e questo appartamento, cioè sono gli elementi che condiscono poi un anno di vita di 6 persone completamente diverse. Le contestazioni ci sono, ma raccontate attraverso il film che fa Carlo, che fa prepara questa tesi per il Centro Sperimentale Cinematografia. Ci sono dei servizi del TG, cioè si racconta un'università in secondo piano rispetto all'importanza e la profondità dei caratteri dei personaggi e della storia, della vita dei personaggi e delle loro famiglie. Ciao Ivarid! Ciao! Ciao! Universitari, 26 settembre al cinema. Al cinema!